Flop del turismo in provincia di Reggio. Siamo penultimi in regione nel rapporto di Unicredit Touring Club Italia come numero di presenze. Il turismo, si sa, rappresenta un settore rilevante nell'economia nazionale ed emiliana e ha ampi margini di sviluppo. Eppure la provincia di Reggio Emilia continua a navigare in fondo alla classifica regionale, al penultimo posto del rapporto sul turismo 2017 realizzato da Unicredit col Touring Club Italiano. Il rapporto esalta l'Emilia Romagna che con oltre 36 milioni e mezzo di presenze è la quarta più turistica d'Italia, ma la provincia reggiana si aggiudica solo l'1,7% di queste presenze, preceduta da Modena col 3,3% e seguita da Piacenza, fanalino di coda, con l'1,2%. La classifica regionale è guidata da Rimini e non potrebbe essere diversamente, con quasi il 42% delle presenze turistiche dell'intera Emilia Romagna. Seguono Ravenna con il 17%, Forlì-Cesena 13,1%, Bologna 9%, Ferrara 8,3% e Parma col 4,6%. Per attrarre più turisti nella nostra provincia, quindi, c'è ancora molto da lavorare, visto che le attrattive di certo non mancano. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Sassi, commentando il flop di Reggio e Piacenza, ricorda che sono nate da poco le destinazioni turistiche che hanno sostituito le precedenti unioni di prodotto. Una di queste, in Emilia, si deve occupare della promozione turistica delle province di Reggio, Parma e Piacenza. Innanzitutto, afferma Sassi, bisogna promuovere bene l'Appennino e i borghi, lavorare seriamente sulle eccellenze enogastronomiche che in alcuni casi sono unicità mondiali e bisogna poi capire chi fa cosa, perché a fianco delle destinazioni turistiche c'è APT Servizi che si occupa di mercati internazionali e di prodotti trasversali come la Food Valley. E poi, aggiungiamo noi, occorrono strutture, organizzazione e idee. La Giunta regionale in questi giorni ha stanziato ad esempio altri 5 milioni e mezzo di euro per finanziare progetti innovativi di riqualificazione turistica, commerciale e culturale.